Oggi siamo tanto contenti perché siamo stati raggiunti grazie da un'ondata di gioventù direttamente dal liceo Socrate di Roma, e diamo il buongiorno ai ragazzi e alle ragazze della quinta B del classico e della quinta D dello scientifico. Ma per quale motivo sono qui? Perché oggi, grazie, saremo un po' tutti quanti sui banchi di scuola. Si torna a scuola, già. Ma soprattutto oggi saremo pronti per fare un viaggio e per salpare. La destinazione, la meta o il fine, ancora non lo sappiamo, è Itaca, e per farlo abbiamo con noi Alessandro D'Avenia. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, prego. Benvenuto. Ciao ragazzi. Autore di Resisti Cuore, l'Odissea e l'arte di essere mortali, uscito per Mondadori. L'Odissea naturalmente è un fil rouge di cui adesso ci parlerai, ma parliamo proprio dal titolo, come si usa fare per i libri. Il titolo è uno dei versi più belli dell'Odissea, perché a un certo punto Ulisse, che ha perso tutto, è ritornato a Itaca, non viene riconosciuto da nessuno. Ha passato 10 anni a fare una guerra a cui non voleva partecipare, altri 10 anni nel tentativo di tornare. Insomma, è un eroe che ne ha passate di tutti i colori. A me piace dire un mare di guai, e usiamo questa metafora non a caso. E a un certo punto, preso dalla disperazione, perché veramente lui non è più nessuno, e io credo che questo riguardi la vita di tutti noi, che in qualche maniera ci ritroviamo spesso a combattere battaglie che vengono dalla nostra famiglia, dalla nostra storia, e non sono nostre, siamo obbligati a combatterle, e a poco riusciamo magari a liberarcene, e quella identità che avevamo costruito è un'identità che non ci ritroviamo più addosso. Allora dobbiamo capire chi siamo, e il fatto che lui torni a Itaca e non la conquisti, non ci riesca, è un poveraccio, lo porta a un certo punto a parlare con il suo cuore e a dirgli: resisti cuore. Come se il cuore fosse l'ultima risorsa, il centro di questa umanità che si perde continuamente e che si può ritrovare in qualche cosa che non sta fuori, ma che è dentro di lui. Allora a me piace questo eroe che sa rivolgersi al cuore, non c'è niente di sentimentale in questo richiamo al cuore. E facendolo, io dico che quel resistere diventa un riesistere. Questo secondo me ci tranquillizza molto, cioè noi a volte andiamo a cercare chissà dove i nostri destini, ma sono già tutti in un posto che è a nostra disposizione. Allora forse Itaca non è fuori, ma è dentro di noi. Si tratta di cominciare a scavare e cominciare a parlare con questo cuore perché ci dica qual è la nostra vera terraferma. Alessandro, Ulisse parla con il suo cuore, sì, ma è una pratica che noi forse abbiamo un po' perso? Credo che sia uno dei doni che l'Odissea ha da fare al mondo di oggi. Io dico sempre ai miei alunni, soprattutto quelli del classico, visto che qui ci sono quelli del classico, ma anche quelli dello scientifico, che immagino avrete letto l'Odissea per intero, no? E anche voi, sì. Anche più volte, più forse. Volte. E dico sempre che i classici non sono classici perché sono antichi, ma perché sono perenni. Cioè, per certi versi, il giornale di oggi stasera sarà vecchio, mentre Omero, che ha 3.000 anni, è nuovissimo stasera, solo che noi non lo leggiamo. Abbiamo paura di questa novità che ci sfida. Cosa diciamo dei grandi classici? Sono dei mattoni. Ma se ribaltiamo la metafora e diciamo che con questo mattone ci cominciamo a costruire una casa in cui abitare meglio, ecco, allora uno dei doni che ci fa l'Odissea, e io sono convinto che Ulisse sia il DNA non dell'Occidente, ma proprio dell'Homo sapiens, è il modo in cui l'uomo sta al mondo, sin dall'inizio. Ci vengono dette delle cose incredibili. Questo è un eroe che soffre, un eroe che piange, un eroe che cerca. Cioè, ha tutti i verbi che coniugano l'unico verbo che è essere vivi. Avventurarsi, rischiare, difendere, provare a salvare la propria vita e quella degli altri. Ecco, è uno dei modi in cui ci riesce, è che periodicamente lui dialoga con il proprio cuore. Uno dei doni che ci fa Omero, e in particolare nell'Odissea, è questa conversazione interiore, che quindi non è qualche cosa che viene da delle strane pratiche o che è retaggio solo del cristianesimo. Il dialogo con il cuore, la conversazione interiore, è una pratica antica, quindi perenne, di cui abbiamo bisogno per stare al mondo. Il fatto che oggi, per esempio, non si dedichi a scuola qualche minuto di silenzio a entrare nel cuore, per esempio al momento dell'appello, per me è una delle cose assurde della scuola. Cioè, quando noi facciamo l'appello, che è il momento più importante della giornata scolastica, se chiediamo sei presente,
è solo perché ci sia la verifica burocratica di una presenza, perché come ci ha insegnato Collodi, se no i carabinieri ti vengono a cercare a casa, no? Per vedere dove è andato Pinocchio. E chiediamo la giustifica solo per l'assenza. Pensate come dovremmo ribaltare il sistema scolastico. Sapere giustificare la presenza, non solo l'assenza. Allora, dedicare magari 5 minuti a stare in silenzio e poi fare l'appello e dire: ok, tu sei presente, ma per cosa? Cioè, il tuo nome, che non c'è mai stato in 14 miliardi di anni dell'universo, né mai più ci sarà, per cosa è presente? E questo si può fare solo grazie al silenzio e a quel entrare nel cuore. Tanto che in greco c'era proprio un verbo, un termine per dire questo stare con il proprio cuore, e credo che dovremmo recuperarlo. Allora, non vogliamo fare interrogazioni, non vogliamo sapere chi ha letto l'Odissea e chi non ha letto l'Odissea. Ma a qualcuno di voi, avete dei microfoni, quindi alzate la mano e rispondete. Io c'è, guardo. Qualcuno di voi che vuole dirci qual è una cosa che l'ha colpito particolarmente dell'Odissea, del viaggio di Ulisse, di ciò che rappresenta questa storia? Ecco qua. Vedo una mano, Giacomo. Ti chiami? Camilla. Camilla, buongiorno Camilla. Allora, io ho amato l'Odissea e quando l'ho studiata sono rimasta incantata da tutto. Però devo dire che la cosa che più mi è piaciuta è stata proprio il personaggio di Ulisse, per proprio il suo essere umano. E ho amato anche la sua sensibilità, i suoi desideri che erano particolarmente ardenti e soprattutto la sua forza, perché non ha mai mollato, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo, davvero. È particolarmente moderno, proprio perché, cioè, anche noi ragazzi, leggendo l'Odissea, secondo me, possiamo rispecchiarci in questa forza e possiamo trarre forza da Ulisse. Grazie Camilla. Ci sentiamo anche di sottoscrivere, perché avvertiamo così moderno Ulisse? Tutto sommato fa parte di quella schiera di eroi del passato, però non è uno che utilizza solamente la forza, è uno che viene descritto da subito come un uomo dal multiforme ingegno, uno che sa mettere in moto l'intelligenza e sa anche ritrovare, e questo è quello che ci racconti anche un po' tu, nella fragilità un elemento suo. È un eroe che piange. Sì. La cosa che ha detto Camilla è molto, molto bella. E io ribalterei la prospettiva: non è Ulisse che è moderno, siamo noi che siamo antichi, grazie a lui. E perché non dobbiamo dimenticarci che la letteratura, la grande letteratura, soprattutto questa greca, veniva ispirata dalle muse. E le muse che cosa sono per i greci? Sono le figlie della dea Memoria e di Zeus. Noi oggi interpretiamo la memoria come, loro lo sanno bene, devi ricordare una serie di cose per fare l'interrogazione, cioè una serie di informazioni che ti servono a controllare la realtà. Per gli antichi la memoria era ciò che restava di fronte al continuo morire delle cose. Loro avevano questo saper stare di fronte alla vita, consapevoli di un fatto, che c'è la morte. E che il divenire è questo continuo precipitare nella morte. La memoria che cos'è? È ciò che si sottrae a questo continuo precipitare. Per questo è una cultura geniale, creativa, quella greca. Perché chiama gli uomini mortali, cioè non ti fa sconti. Se a me tutte le mattine mi dicessero: Alessandro, sei mortale? Io una svegliata me la dovrei dire. Oggi, se ci viene detta una cosa del genere, facciamo dei gesti di scongiuro, no? Perché? Perché abbiamo una paura matta della morte. Non che loro non ne avessero, ma la trasformavano. Se noi oggi andiamo a vedere le rovine di un tempio che sta lì con quella bellezza, diciamo: ecco, questi hanno vinto la morte. Questa bellezza sta qui. Questa è la vocazione dell'uomo, che di fronte alla morte reagisce. Poi il cristianesimo si è innestato su questa grande domanda dando una risposta molto interessante, ma questo lo lasciamo al cristianesimo. Ma i greci hanno posto la domanda in maniera perfetta. Allora, la memoria che cos'è, appunto? È che cosa resta? Ai ragazzi viene da fare la domanda: oggi tu che cosa farai che resterà per sempre? Perché questo è il tema dell'essere vivi, questo è il tema della memoria. E la bellezza che è ispirata dalle muse è questo richiamo continuo a fare qualcosa che resti, qualcosa che vinca il tempo. Allora, nella tua giornata, quali sono le cose che vincono il tempo? Sono quelle connesse col tuo destino. La forza di Ulisse sta lì, che lui non rinuncia mai a questo destino per restare nel tempo, ma lo fa in maniera paradossale. Perché? Perché mentre Achille sceglie di essere immortale attraverso la guerra, la fama, Ulisse sceglie di essere immortale attraverso la mortalità,
Cioè, Ulisse non vuole essere immortale come Achille, vuole essere mortale. L'Odissea si apre, e io penso che a Camilla questo abbia sia piaciuto particolarmente. La prima volta che Ulisse compare sulla scena sta piangendo. Quanto abbiamo bisogno noi di dire di nuovo in questa cultura, soprattutto a questi ragazzi, che essere eroi non è essere perfetti, ma è cominciare con le lacrime, perché le lacrime sono vita che vuole guarire. E Ulisse è su una spiaggia che piange perché è separato dal suo destino. E Calipso chiede: ma cosa piangi? Sei in un'isola beata, con una dea che ti ama, che dandoti il suo cibo ti fa diventare immortale, perché piange? Ulisse dice: perché io appartengo a Penelope, io appartengo a Itaca, io appartengo al mondo dei mortali, qui mi annoio. Noi viviamo continuamente in illusioni di immortalità, pensando che queste ci daranno consistenza ed esistenza e resistenza, ma in realtà sono tutte proiezioni, tutte maschere. Se io sapessi di dover morire fra una settimana, che distanza ci sarebbe fra ciò che sto facendo e ciò che farei in quell'ultima settimana? Ecco, la distanza fra queste due cose è il livello di finzione che c'è nella mia vita. E i greci dicevano che la verità è aletheia, cioè ciò che non deve rimanere nascosto, ciò che deve venire alla luce. E questo, per ritornare a prima, è ciò che è nel cuore di ogni uomo. Ulisse è un eroe che soffre. Perché? Perché sa qual è questo destino, ma la realtà gli resiste. Quindi è quello che tutti noi dobbiamo fare su questa terra. La cosa grandiosa dei greci è questa, che loro riescono a raccontarci chi è l'uomo con le sue ferite senza fare sconti, senza finzioni. E Omero è così vicino alla vita che ci dà delle immagini indimenticabili per riuscire a fare questo. Tanto che noi ancora oggi diciamo che la vita è un'odissea. Ditemi un titolo di opera letteraria che sia sinonimo di vita. E le sirene, e mentore, sono tutte cose che usiamo, che diciamo tutti i giorni, sono personaggi dell'Odissea. Allora, Ulisse è un eroe che secondo me ci consola. È vero che è l'eroe multiforme, perché è colui che sa stare di fronte alla realtà senza scappare, guardandola, facendo un passo indietro, studiandola, ma il verso dopo Omero ci dice che soffrì molto per mare nel suo cuore. Cioè, Ulisse è un eroe che soffre. Vogliamo recuperarla questa idea che essere eroi è accettare che la vita sia sofferenza e che la sofferenza sia non solo qualche cosa a cui resistere, ma l'occasione, io dico, per riesistere, perché quel verbo che lui usa con il suo cuore per dire resisti cuore è un verbo che parla di questo rinascere attraverso delle morti. Quindi la sofferenza serve per rinascere. La sofferenza è la chiave della rinascita, perché la sofferenza ci obbliga appunto a toglierci le maschere. Loro lo sanno benissimo, quanti momenti, quante lacrime nascoste nelle camere di un adolescente, che sono lacrime che tu nascondi perché pensi di non essere all'altezza della vita, di non essere abbastanza, che la vita che ti è capitata è una vita forse sospesa sul nulla. Cioè lì in quelle camere si consuma la vera domanda. Il primo capitolo dell'Odissea non è dedicato a Ulisse, è dedicato a Telemaco. A Telemaco, Atena, va a Itaca a risvegliare il figlio prima che il padre. È lo stesso viaggio che fanno, e poi Omero, che è un genio della narrativa, li fa tornare in contemporanea. È un unico viaggio di ritorno. Certo, quello di Telemaco è un viaggio che ha un pezzo di andata, quello di Ulisse è solo di ritorno. Ma il primo capitolo dell'Odissea si chiude con questi versi bellissimi, semplicissimi, in cui lui si è messo a letto e si dice che passò tutta la notte sveglio a pensare al viaggio che avrebbe intrapreso l'indomani. Allora, a quel punto, quando io arrivo a quei versi, chiedo ai ragazzi: quando è l'ultima volta che non avete dormito? Ecco, il primo capitolo è dedicato al figlio dell'eroe, che si chiama Telemaco, colui che combatte da lontano. Tele vuol dire questo: telefono, televisione, telegrafo, telepatia. Ma c'ha quel verbo bellissimo, colui che combatte da lontano, ovvero chi è l'adolescente? Colui che è chiamato a combattere per qualcosa che intuisce, che non lo fa più dormire la notte, a cui non deve rinunciare il suo destino, e per questo è qualcosa che è ancora lontano. E lui si mette in viaggio, deve trovarsi una nave, dei compagni, ed è quello che lo porterà poi a diventare uomo, perché Atena, la cosa che gli ha detto sotto le spoglie di Mentore: attenti ragazzi, dietro dei professori c'è sempre una dea o un dio nascosti, ricordate, quelli che vi vogliono bene, quelli che sanno fare il loro mestiere. È bellissima questa cosa, gli dei non si manifestano nell'Odissea mai direttamente. La prima entrata in scena è con un personaggio che era amico di Ulisse che si chiama Mentore, che guarda caso è il termine che utilizziamo per i maestri, per i docenti, per i professori, che gli dice: smettila con quei modi da bambino.
smettila di non prendere la parola sulla tua vita, smettila di lamentarti. Se tuo padre non torna, smettila di farne un alibi, diventa tu tuo padre. Ecco, l'Odissea parte dal richiamo a un ragazzo che deve diventare eroe, di un eroismo che appunto non è essere straordinari, ma cominciare a fare proprio il proprio nome, appunto l'appello, dice perché ti chiami così, che ci stai a fare qui? Ragazzi, ragazze, c'è qualcuno che ha qualche domanda, qualche considerazione da fare a proposito di quello che stiamo dicendo? Prego. Veramente, Giuseppe, ciao. Giuseppe, ciao Giuseppe. Veramente volevo fare una domanda riguardo il libro, in particolare sulla figura di Ulisse. Sì. Dato che in questi ultimi tempi è ricorrente l'argomento dell'immigrazione, dei migranti, volevo chiederle se c'era una qualche correlazione tra appunto la figura di Ulisse, il suo viaggio e appunto i migranti e questo tema centrale. Grazie. Grazie a te, Giuseppe. Allora, intanto devi pensare questo, a me è una cosa che è sempre colpito e che appunto noi definiamo la vita un'odissea. E l'odissea è un viaggio di ritorno, quindi in qualche maniera la vita è un biglietto con, è un viaggio con un biglietto di solo ritorno. Noi che siamo invece impegnati sempre ad andare fuori, a cercare altrove la felicità, forse dobbiamo tornare. E questo è un primo aspetto che a me interessa molto. Questo tornare comporta uno spogliarsi di tutte le finzioni che ci mettiamo addosso. Quindi in qualche maniera Ulisse è un naufrago, possiamo definirlo in qualche maniera un migrante, perché ha perso tutto di quello di cui era sicuro, la propria identità. Tieni presente, Giuseppe, che al centro dell'Odissea lui va nell'aldilà, dove l'indovino Tiresia non solo gli dice come andrà a finire la sua vicenda, ma gli dice come morirà lui. Al centro del poema c'è il momento di massima verità. E il viaggio di Ulisse serve proprio a questo, a spogliarsi di tutte le finzioni della propria identità. Quindi noi non dobbiamo forzare il testo antico cercandovi cose che appartengono al mondo di oggi, perché rischiamo di appunto un po' piegarlo alle nostre esigenze. Ma tieni presente che il grande slancio di ricerca e di esplorazione che c'è nell'Odissea storicamente dipende proprio dal fatto che erano dei popoli che cercavano altrove le risorse che non avevano più a casa. Quindi questo gran navigare nel Mediterraneo, cercare, approdare in posti non conosciuti, che poi diventa nella narrazione un elemento fantastico di le sirene, i ciclopi, i nemici, ciò che ti può, è l'esperienza di una ricerca altrove di qualcosa che non hai più a casa. E quindi in questo senso possiamo dire che hai ragione. Però poi il viaggio di Ulisse è un viaggio che sconfina nel fantastico, in cui incontrare le sirene, incontrare Circe è tutto ciò che mette alla prova la tua identità per capire chi sei. Infatti lui ci mette 10 anni, che nella simbologia numerica dell'Odissea vuol dire ci metti tutta la vita. E non è un caso che lui ritorni a Itaca, a casa, senza essere nessuno, come un povero. Allora, ecco che qui possiamo trovare un altro elemento. Chi arriva, chi torna, chi cerca casa ed è povero, non è riconosciuto. E cosa ha bisogno Ulisse per ritornare Ulisse? Di riconquistare Itaca, di sbaragliare i pretendenti? Non gli basta questo. La cosa fondamentale è che lui venga riconosciuto da 5 persone. Ci metto anche dentro il cane, anche se non è una persona, però è l'unico che lo riconosce senza problemi, Argo. Poi purtroppo fa una brutta fine, però per la gioia lo sai come va a finire. Povero Argo, uno dei personaggi più belli di tutta l'Odissea. Argo, il figlio, i servi, il padre e la moglie. Allora Ulisse torna a essere Ulisse perché questi lo riconoscono. Allora possiamo dire che queste persone che cercano nel nostro mondo un'identità, la prima cosa che cercano, forse prima che denari, è che qualcuno li riconosca come esseri umani. E la seconda parte dell'Odissea insegna questo, che quando l'umano è al grado zero, cioè lui non è più l'eroe della guerra, lui non è riconosciuto, lui è un poveraccio, chiede uno sguardo. E lui torna a essere Ulisse grazie a quei 5 sguardi. Quindi in questo direi che c'è un parallelismo che possiamo fare. Il viaggio ci sembra di capire che non è solo un viaggio nei luoghi e nel tempo, ma un viaggio anche quello di Ulisse che trascende da spazio e tempo. È curioso che la Genesi
di questo libro, di Resisti Cuore, sia avvenuta proprio in quel momento in cui il mondo viveva un momento in cui spazio e tempo avevano un peso diverso, che era durante la pandemia. Avvenuta attraverso una lettura collettiva che ha realizzato con i ragazzi in DAD, come si soleva dire, insomma, a distanza. Ed è una genesi particolare per un libro che affronta il tema del viaggio e del viaggio interiore. Sì, io sono abituato con i ragazzi del primo anno a leggere integralmente l'Odissea, perché sono convinto di un fatto, lo diciamo in italiano, qualsiasi cosa fatta a pezzi è morta, e l'Odissea invece va letta per intero. E il primo anno ce la leggiamo tutta. Tra l'altro, per leggere un libro dell'Odissea ad alta voce ci vuole mezz'ora, sono 24 capitoli, 12 ore, in un anno scolastico 12 ore le abbiamo in abbondanza. Ed è quell'anno in cui appunto siamo finiti dietro degli schermi, io mi sono detto: ma sarà possibile fare questa lettura collettiva in cui ciascuno adotta un personaggio? Per me è bellissimo in questi anni aver visto, io poi associo veramente i volti agli alunni, quello è stato Polifemo, quella è stata Nausicaa, quella è stata Atena, e loro ricordano quell'anno, l'anno della pandemia, non come l'anno del confinamento, ma come l'anno dell'Odissea. Perché? Perché era il momento più bello di tutte le lezioni, perché non c'era niente da fare, non c'erano interrogazioni. La DAD è stato un momento faticosissimo per tutti noi, il fatto che abbiamo pensato che si potesse trasferire la scuola, l'orario scolastico, dietro uno schermo, così come lo facevamo in classe, dice della povertà che abbiamo nella testa su che cos'è la scuola, una trasmissione di informazioni, che se la fai col corpo, se la fai dietro uno schermo è uguale, il che vuol dire che quando la facciamo col corpo c'è qualche cosa che non va, cioè il corpo non c'è, ma questo è un altro capitolo e non lo apriamo. Ci sarebbe tutto un filone interessante sulla corporeità, la fisicità nell'Odissea, bellissimo, ma comunque, che succedeva? Che ognuno continuava ad adottare il personaggio e noi che pensavamo di essere isolati, e l'Odissea è un poema di isole, ci ritrovavamo invece collegati, perché le voci viaggiavano da un quartiere all'altro, da una casa all'altra, da una camera all'altra, creando una rete di senso, perché la narrazione fa questo, che era un momento di sospensione vera dello spazio e del tempo, che restituiva senso a quello che stava succedendo. Cioè, noi così distanti e così distanti da quel testo ci sentivamo uniti. Questo deve fare la letteratura, creare comunità dove la comunità si è persa. E siccome è un poema che è nato per l'oralità, non solo funzionava, ma riscattava quella situazione. E quindi abbiamo scoperto quello che poi Omero dice con uno dei tanti nomi del mare. Uno dei nomi che Omero dà al mare è Pontos, che ricorda la nostra parola italiana ponte. Perché? Perché il mare, almeno secondo questo termine, non è ciò che separa le isole, ma è ciò che le unisce. E quindi abbiamo scoperto di essere un arcipelago anche se eravamo isolati, e quel momento era un momento di gioia, così come era un momento di gioia la narrazione della Edo nella corte omerica, quando qualcuno chiedeva: perché non ci racconti l'episodio del cavallo di Troia, perché non ci racconti della storia di Telemaco? Ecco, quando qualcuno dice c'era una volta, sta promettendo al mondo e a chi lo ascolta che questo nostro esserci una e una volta sola ha senso, che non siamo qui per caso. Quando io dico c'era una volta, sto dicendo c'è una promessa di felicità, perché dopo non ci sarai più, prima non ci sei mai stato. E come si chiudono tutte le storie, infatti? Con vissero felici e contenti, in cui quel vissero non è ciò che succede dopo la storia, è ciò che è successo durante la storia. Hanno vissuto felice, è così che si vive. E succede anche nell'Odissea, in cui Ulisse si ritrova davanti tutti i parenti dei pretendenti che ha ucciso, e questi giustamente vogliono fargli la pelle. Cioè, stiamo rientrando nell'Iliade dopo esserne usciti da un poema intero. La guerra sta tornando e Ulisse si arma pronto a fare di nuovo la guerra. Allora deve intervenire Atena in persona, di nuovo sotto le vesti di mentore, e dire: basta, basta, basta fare la guerra. Possibile che dopo un poema intero in cui hai imparato cos'è essere veramente se stessi ed eroi, vi rimettete a fare la guerra? Allora stabilisce i patti. Allora, di Alessandro, pace. Noi ci dobbiamo fermare qualche istante, ma riprendiamo il nostro viaggio subito dopo la pubblicità. E continua il nostro viaggio con Alessandro D'Avenia, il viaggio con Resisti Cuore, l'Odissea e l'arte di essere mortali. Alessandro, oggi sono tante gli spunti, i temi che stiamo affrontando, e durante la pubblicità c'è una ragazza, Valeria,
Valeria voleva farti una domanda, sì. Quindi io partirei proprio da te, Valeria. Buongiorno professore, abbiamo detto che uno dei desideri più profondi di Ulisse è quello di tornare a casa. Secondo lei, qual è il concetto che si cela dietro l'idea di casa? Nella vita di un uomo, sì. O nella sua? Grazie Valeria, che belle queste domande. Pensa a una scuola in cui si fanno domande di senso, come questa, a partire dalla letteratura. E sarebbe una scuola molto interessante, ci andrei volentieri e ci tornerei volentieri, sarebbe casa. Ecco, a proposito di casa, che cos'è casa? Partiamo dal poema. E tutti pensiamo che Itaca sia il luogo in cui Ulisse vuole tornare perché ha un ricordo bello del passato, quindi che Itaca sia una specie di ritorno al passato. Ma ritornare in greco viene da un verbo che tu fai il classico, quindi un po' di queste cose le hai subite, le soffri sulla tua pelle, che all'attivo significa salvare. Al medio, che è una forma, il nostro riflessivo, significa invece tornare. Allora, in qualche maniera, salvare e tornare sono parte della stessa radice verbale. Molto strano, molto, molto interessante. Ecco, salvare non è niente di strano, di trascendentale. Salvare vuol dire rendere le cose integre. Cioè far sì che non muoiano, che non si spezzino. Quindi il viaggio di ritorno è un viaggio verso l'integrità. Ulisse si è disperso in destini che non erano il proprio. I primi 10 anni di distanza in una guerra che non era la sua. Lui, pur di non andare alla guerra di Troia, si era finto pazzo. Ma lo smascherano ed è costretto a partire. E quindi già c'è un viaggio di andata che non gli appartiene. Poi grazie a lui la guerra viene vinta perché comunque aveva fretta di tornare. Gli altri 10 anni sono i tentativi che la vita fa di fargli dimenticare il ritorno. Siccome, come dicevo prima, la verità per i greci è ciò che deve uscire dall'oblio, dalla dimenticanza, dal nascondimento, che deve rimanere nella luce, venire alla luce e nascere, lui è continuamente combattuto tra nemici che cercano di distruggerlo, quindi in qualche maniera ripetizione di ciò che è successo durante la guerra di Troia, e invece seduzioni che lo invitano a rimanere, a sostare, a dimenticare, a non venire alla luce, illudendosi di aver raggiunto già l'immortalità. Le sirene, per esempio, cosa gli promettono? Dice: fermati ad ascoltarci, perché noi conosciamo tutto quello che è successo nella guerra di Troia. Uno che sta cercando di tornare da 20 anni da questa guerra, che gli frega di sentirsela raccontare di nuovo. Dov'è la tentazione? È nel fatto che lui vuole sapere se è già diventato immortale, perché chi entra nel racconto, nel mondo omerico, è già immortale. Quella è la tentazione. Ma se le ascoltasse andrebbe a naufragare sulla loro isola, che è cosparsa di ossa di uomini che si sono illusi di fronte a questo canto, di avercela fatta, e sono stati più morti credevano di poter essere immortali, invece sono morti. E allora lui deve combattere con queste tentazioni di destino che lo portano fuori casa. Casa è invece la scelta della mortalità, è la scelta piena del tuo destino. Tu, Valeria, hai delle caratteristiche, hai un corpo, hai un aspetto, hai un'intelligenza, tutta una serie di cose che non ti sei scelta. Tornare a casa e rendere integro, salvare, lo dicevo prima, tutto questo, cioè benedirlo, sapere che è la tua salvezza, che quello è già casa, cioè stare di casa dove le cose restano unite, dove le cose sono integre, dove le cose sono salve. E questo Ulisse lo deve imparare sulla propria pelle. Quando arriva a Itaca, terraferma, uno dice: il poema è finito, siamo solo a metà del poema, a metà. Il che vuol dire che non è un ritorno regressivo all'Itaca di prima. C'è un'altra metà da fare. Qual è l'altra metà? È il fatto di essere riconosciuto dalle persone di riferimento. Solo allora Ulisse è integro, perché quando tu sei un poveraccio a casa tua, lui che era il re, non è riconosciuto da nessuno, per ritornare, per essere integro, vuol dire che ci vuole qualcuno che ti restituisca chi sei attraverso lo sguardo che ti dà. In primis, la più importante di tutte nella crescita di questo, è Penelope, che nel mio libro è uno dei personaggi a cui ho voluto restituire una voce che secondo me era dovuta, che si ostina a non riconoscerlo anche dopo che lui ha sbaragliato i pretendenti. Lui dice: eccomi qua, ho vinto, ci siamo di nuovo noi due. E dice: no, non sono convinta che tu sia Ulisse, è assurdo. E fa finta di aver spostato il loro letto nuziale dalla camera. A quel punto Ulisse impazzisce, dice: ma come?
il letto che io avevo levigato, scolpito su una radice di ulivo, attorno al quale è stato costruito tutto il palazzo, tu l'hai spostato. A quel punto lei dice, sei tu. Perché vuole vedere non l'eroe guerriero che la conquista, ma un uomo che la ama come all'inizio. E in quella reazione istintiva lui vede la radicalità e a quel punto lo riconosce e lui diventa Ulisse. Infatti che cosa fa? I due su quel letto cominciano a raccontarsi tutta l'Odissea e Atena, che sa che questo racconto è lunghissimo, deve allungare la notte a dismisura, bellissima, la notte più lunga della storia della letteratura, e la prima cosa che gli dice è, che le dice è, io so come morirò. O gli dice, le dice, ho un'ultima impresa da compiere, però mi pesa troppo. Le dice, dimmi, so come morirò. E glielo confida. Allora io credo che quando noi troviamo qualcuno capace di ascoltare dove moriamo, come ci sentiamo fragili, come ci sentiamo persi, e non lo userà per distruggersi, avviene quella salvezza, quel rendere integri, che è il ritorno a casa. Allora tu mi hai chiesto cos'è casa per me, è trovare questo nelle persone essenziali e nel mio rapporto con Dio. Cioè, nella mia vita, quello che è stato tornare a me stesso nei momenti in cui sono naufragato, mi sono perso, ho sofferto, non capivo più chi ero, dove ero, è stato appunto trovare le persone di riferimento che mi hanno saputo amare quando io non ero più nessuno e che mi amavano non perché ero da Venia, non perché facevo qualcosa, ma perché ero quello che si vedeva, quella poca cosa, e quella poca cosa per loro era tutto. Allora, questo vuol dire per me tornare a casa, essere di casa dentro se stessi con le persone che ti permettono di abitarla. Non è un caso che a fronte di tutto questo discorso, a fronte anche della dignità ridata alla povera Penelope e al fatto che è grazie a qualcun altro, grazie a qualcuno esterno da se stesso, che Ulisse riesce a ritrovare la propria identità, integrità, non è un caso che tu dedichi questo libro a chi ti ha saputo riconoscere, ad Alice. Sì, io sono fresco di... ho questa mano che è molto pesante. Ti facciamo tanti auguri anche grazie. Per questo recente matrimonio. Il 26 agosto scorso. Ecco, Alice per me è stato questo, perché io ero in un momento della mia vita molto, molto faticoso. Eccola lì. Vi vediamo e la salutiamo, Alice. La salutiamo. E lei ha avuto questa capacità, intanto una donna di una purezza rara, che è la cosa che mi ha colpito da subito, e non è facile che trovare questa purezza, e poi il fatto appunto che in quel momento faticoso della mia vita lei abbia saputo guardarmi non per quello che io rappresentavo, il discorso che facevo all'inizio, la distanza fra ciò che noi faremmo se sapessimo di morire fra una settimana e ciò che già facciamo, è la distanza fra ciò che rappresentiamo e l'essere presenti. Ecco, lei con la sua capacità di amarmi, quello che mi sta insegnando che posso lasciarmi amare, mentre io pensavo sempre di dover fare qualcosa, di dover dimostrare qualcosa, un po' per la mia storia personale, per come sono fatto, per i miei difetti, per i miei limiti, io con lei ho cominciato a respirare, cioè dice non c'è niente da dimostrare, l'amore è, prima ancora che fare qualcosa per qualcuno, è lasciarsi amare, che è una cosa che poi avevo sempre sentito anche leggendo il Vangelo, a cui sono molto affezionato, questo fatto che se prima non sei amato da Dio, allora tutto il resto insomma è un po' una chiacchiera, ma non l'avevo mai ben capita questa cosa. Ecco, è arrivata nella carne grazie a questo amore. Quindi, com'è vero che, come nell'Odissea, che gli dèi non si manifestano mai direttamente, ma sempre attraverso qualcuno. Ecco, per me una delle manifestazioni di Dio, della grazia di Dio, è stata Alice. E allora, Alessandro, a proposito di amore, mi piacerebbe ricordare uno dei tuoi primi libri. Il tuo primo libro è stato dedicato proprio a Don Pino Puglisi. Quest'anno ricorrono i 30 anni sì. dalla sua morte. Ricordiamo anche un documentario realizzato da nostri colleghi qui a TV 2000, Testimoni di speranza, l'audacia tenera di Don Pino Puglisi. Cosa ha rappresentato per te? Una svolta, lo spartiacque. Io credo che nella vita di un adolescente c'è un momento in cui capisci che non sei lì solo a pensare al calcetto della fin settimana o di dove andrai in discoteca, ma che la vita è qualche cosa che va spesa.
perché l'unica maniera di essere vivi è, dico, coniugare quei tre verbi: esplorare, rischiare, difendere. E lui ci faceva esplorare, noi ragazzi del liceo classico Vittorio Emanuele di Palermo, che credevamo di essere un po' i migliori del mondo, ci ha aperto gli occhi su un quartiere che era lì vicino, che aveva tutt'altro volto rispetto a quello che conoscevamo noi. E questo è stato un primo elemento. E poi che il professore di religione della tua scuola, io ero al quarto anno, non torni in classe perché quel 15 settembre gli hanno sparato il giorno del suo compleanno, anche questo una storia che andrebbe, vabbè, comunque ci ho scritto un libro apposta, e mi ha fatto pensare a questo, che io non potevo più sprecare il tempo. Per me c'è uno spartiacque nella mia vita, perché quando il sangue di una persona che hai conosciuto ti arriva addosso in qualche maniera, tu dici, ecco, io del mio che cosa ne faccio? Quest'uomo, per le cose che diceva in classe ai ragazzi, ai bambini di Brancaccio, era morto. Quando il killer è stato interrogato durante il processo, perché si è costituito, gli hanno chiesto, ma perché l'avete ammazzato? E ha risposto, perché si portava i picciri di Cuiddu, si portava i bambini con lui. Ecco, a me questo ha sempre colpito, e secondo me è uno dei motivi per cui sono diventato insegnante. L'insegnante non è colui che seduce, che porta a sé, ma porta alla vita attraverso di sé, fa vedere che la vita è una cosa grande, che starci dentro è divertente, bello anche se è faticoso. E i ragazzini di Brancaccio, gli adolescenti di Brancaccio, vedevano in lui questo, e questo è pericoloso per la mafia tanto quanto il magistrato Falcone e Borsellino. C'è una rivoluzione in questo. Ecco, allora per me quello è uno spartiacque. E questo è Alessandra, il senso della mattinata di quest'oggi. Dobbiamo purtroppo salutarti perché il tempo è finito, ma noi ti avremmo ascoltato ancora per tanto tempo. Vogliamo ricordare il tuo libro, Resisti cuore, l'Odissea e l'arte di essere mortali. Ma salutiamo Giacomo, ringraziamo soprattutto i ragazzi e le ragazze che sono stati presenti quest'oggi, i loro insegnanti, perché se ci sono degli alunni bravi è perché sono stati traghettati in questa lunga in questo lungo cammino, in questo lungo viaggio, Alessandro, come abbiamo detto, che la vita. Grazie a tutti quanti voi, grazie Alessandro. Alessandro, vuoi chiudere con noi? Certo. Grazie a voi che ci avete seguito fin qui, rimanete con TV 2000 e noi ci vediamo lunedì mattina alle 7:30. A lunedì, grazie.